Art quest'anno abbiamo fatto un lavoro, come ho già detto, come il caffè italiano. Abbiamo fatto che il caffè espresso ristretto, no? Invece del caffè annacquato tipo inglese o tedesco, americano, eccetera. Quindi più buono, più concentrato ma più buono. 100 gallerie, una fiera di eccellenza in cui ci sono appunto alcune conferme degli scorsi anni, come De Carlo, Guenzani, e alcuni nuovi che sono entrati che non erano gli altri anni, proprio in virtù di questa nuova versione di Miart. E poi abbiamo potenziato molto anche la sezione super contemporanea, quella dei giovanissimi, a cui abbiamo dato delle opportunità per potersi presentare nella maniera migliore, e anche qui abbiamo ottenuto un buon riscontro con gallerie che vanno da Milano alla Sicilia, quindi che ci riportano in questo anno patriottico dell'Italia Unita, no? Penso da Flux a Milini, Luger, Crespi di Milano, fino alla Veronica di Modica, quindi dalle Alpi quasi alle piramidi, come dice Manzoni, no? Per questa edizione del Miart, dove peraltro ritorniamo dopo diversi anni, abbiamo deciso di fare uno stand basato sull'idea del piedistallo, nel senso che abbiamo voluto giocare un po' su questo concetto di opere che siano sia fatte con dei piedistalli materialmente o che poggino su piedistalli, quindi la maggior parte ha un po' questo trait d'union. Diciamo che appunto sono quasi tutte opere di artisti giovani, ovviamente della galleria. In particolare abbiamo portato diverse opere di un artista che si chiama Latifa Eshah, che è un artista di origine marocchina che però vive in Svizzera e che sarà la prossima Biennale di Venezia. Ci faceva piacere portare più lavori perché è un lavoro molto diverso quello che fa lei, quindi c'è una installazione a parete che è questo tappeto medio orientale tagliato a cui viene sottratto, diciamo, il centro, dei piedistalli su cui poggia della carta carbone spruzzata di alcol che diventa un po' un gesto anche violento, e quest'altro lavoro su piedistallo che si intitola Petit Lettre, che anche quello è un lavoro sulla incomunicabilità in realtà. Quindi insomma, in qualche modo sono tre lavori che si richiamano ma molto diversi in fatto di media. E poi Adrian Paci, Maggie Cardelus, Gianni Caravaggio, Pierpaolo Campanini e i due americani Matt Sheridan Smith, che è una new entry della galleria, e Pe White, con cui inaugureremo peraltro domani in galleria. Siamo al terzo anno di partecipazione a Miart. Quest'anno abbiamo deciso di portare soltanto due artisti, quindi uno stand in cui le pareti, quindi il bidimensionale, è dedicato a Gioia Casolaro, un artista che lavora con noi da molto tempo, mentre poi abbiamo delle sculture di Florian Neufeld, un artista tedesco di cui abbiamo avuto pochi mesi fa una personale in galleria. Florian lavora con materiali di risulta, generalmente mobili che disfa e poi ricompone realizzando degli oggetti che quindi cambiano completamente di senso ma mantengono la riconoscibilità dell'oggetto originario, per poi intervenire anche con delle luci o comunque elementi circolari di altra natura a evocare il movimento. Di Gea invece abbiamo portato lavori diversi, sia il progetto South, che fa parte dell'ultima mostra fatta in galleria, sia anche un lavoro invece del 97, che è un lavoro che si intitola Mirrors, che è stato già presentato in diverse mostre anche importanti, e dei video a testimonianza appunto del lavoro che già porta avanti da tempo, sia sul fronte video che sul fronte della fotografia. Noi presentiamo quattro artisti, Luca Francesconi, artista italiano che quest'anno sarà presente alla Biennale di Venezia, invitato da Bicecurige,
Potete vedere, questo è un dipinto dell'ultima serie che ha realizzato. E Lupo Borgonovo, artista milanese dell'85, lavora con materiali appunto classici come il bronzo. In questo caso abbiamo una testa realizzata totalmente in bronzo con una base in ferro. Benjamin Valenza, un artista francese, invece con delle sculture in marmo di Carrara. E Andrea De Stefani, artista italiano dell'82, presentato per la prima volta in una mostra personale la scorsa settimana. Quest'anno per MiArt presentiamo un progetto speciale di Giulio Frigo, che annuncia contemporaneamente anche l'inizio della nostra collaborazione. In particolare questo lavoro si intitola Mimesi alla seconda ed è la rappresentazione della struttura molecolare della grafite. La grafite intesa in realtà, oltre che come materia, come simbolo del materiale che viene utilizzato dall'inizio, da sempre, per la rappresentazione artistica e per la progettualità artistica. È una materia da un lato molto semplice, che si adatta bene alla forma, e in questo caso si crea un gioco tra la materia e la rappresentazione di se stessa, perché tutte queste palline che compongono l'installazione sono a loro volta ricoperte di grafite. Allora, quest'anno abbiamo presentato due artisti, Ettore Favini, che è un artista italiano che ha lavorato sulla memoria e sul tempo riprendendo una serie di carte da archivi e da comuni, che poi ha fatto rimpastare, ha fatto questi fogli, sono 150 fogli per ogni modulo, e quindi racconta una storia di nessuno che può essere riscritta. E invece poi sentiamo anche un artista cinese, che è Li Kit, che prende dei cartoni grezzi, li piega formando delle tele e dipinge sopra delle immagini che sono desunte invece da un quotidiano assolutamente concreto, assolutamente banale, che possono essere dei marchi della Johnson piuttosto della Nivea, ma sono tutti dipinti a mano. E quindi finge di essere qualcos'altro, finge di essere un ready made, finge di essere un oggetto, in realtà è una pittura che nasce del tutto appunto dalla sua creatività comunque. A MiArt 2011 abbiamo deciso di portare alcuni artisti italiani: Carlo Benvenuto, Alice Cattaneo, Mario Della Vedova e Walter Niedermayer. Di Mario Della Vedova abbiamo una mostra adesso in galleria e mi piacerebbe raccontare il lavoro che ho portato in fiera. Pietas, fatto, eseguito con il collirio, e l'ironia dell'artista e la bellezza anche del lavoro. Quest'anno a MiArt la Galleria Franco Soffiantino ha deciso di portare una selezione di artisti, tra cui un video di Allora Calzadiglia, un self-portrait di Andrea Nacciarriti e un postcard di Jens Hanning, artista che attualmente è in mostra. E una grande installazione dell'artista tedesco Michael Beutler, Untitled, del 2005, lavoro che è stato creato con una serie di materiali tra cui gesso e carta velina, e l'artista ricrea una serie di casette dalla struttura molto, molto fragile, molto precaria, che hanno poco a che vedere con l'utilità della casa tradizionale. Qui a Milano abbiamo un piccolo stand dove abbiamo portato lavori principalmente di giovani con cui stiamo lavorando, e poi due classici, ossia Richard Long, che è un nostro artista classico, e Francesco Clemente, che è la nostra prossima mostra. Qui dietro c'è un gruppo di lavori di Carsten Nicolai, che è un artista tedesco giovane, che è in mostra adesso in galleria con un'installazione audio e visiva. E i lavori su carta sono, diciamo, una interrelazione con quello che c'è poi in mostra in galleria. E l'altro artista giovane che abbiamo portato è Pietro Ruff, un artista romano, trentenne, che lavora moltissimo con la carta, l'intaglio e il disegno.
Abbiamo creato lo stand scegliendo un po' di riflettere quella che è l'attività internazionale della galleria, cioè portando lavori di artisti che a breve o hanno in corso mostre in Italia o all'estero, ma comunque a confronto con artisti internazionali. Ad esempio abbiamo una foto di Domenico che parteciperà alla prossima Biennale di Monza, proprio qui a Milano, il 14 aprile. Due lavori di Alessandro Piangiamore che appunto è in mostra a Los Angeles il 21, in una mostra che fa un focus sul lavoro di 30 artisti che risiedono a Roma. Ad esempio abbiamo Antonio Biasucci che invece è nella mostra che abbiamo attualmente in galleria, ma che sta preparando anche lui una mostra a Parigi all'Istituto Italiano di Cultura, e Massimo Bartolini aprirà la sua personale in Polonia il 4 maggio a Cracovia. E alle mie spalle invece c'è un lavoro di Elisabetta Benassi che insomma in qualche maniera è l'artista tra virgolette del momento, proprio perché è in procinto di partecipare alla 54esima Biennale di Venezia, dove è stata invitata da Vice Curiker con un progetto specifico che verrà creato per l'occasione della Biennale. Noi abbiamo concentrato l'edizione sull'Italia perché pensiamo che l'Italia abbia sempre tanti valori, no? Quando l'Italia ride, Totò, quando l'Italia piange, L'Aquila, quando l'Italia è rovesciata, Fabro, quando l'Italia nel bel paese, Cattelan, quando l'Italia si emoziona, Battisti, tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu chiamale se vuoi, emozioni.